oggi cominciamo continuando in qualche maniera, perché i 2 giorni sono spezzati dalla notte, ma è un percorso unico. E io chiamerei sul palco subito l'avvocato Ugo Ruffolo. Il processo di certificazione e la funzione di pubblico servizio, perché questo è il cambiamento che voi avrete da qui in avanti. Da privati, o meglio, resterete privati, ma con un incarico pubblico. E questo comporta, come ci ha detto ieri anche l'avvocato Montemarano, una serie di aggiustamenti. Quindi, professor Ruffolo, ecco, no, deve leggere qui, poi gli abbiamo messo il microfono, Sì, può camminare no, io faccio. tranquillamente Se no, non devo leggere se come vuole. serve. Perfetto. Allora, il professor Ruffolo è titolare della cattedra di diritto civile della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna. Allora, processo di certificazione e la funzione di pubblico servizio. Prego. Allora, la vostra è una figura di mezzo. È una chimera, un po' pubblici, un po' privati, un po' uomini, un po' caporali. Quanti uomini e quanto caporali? Quanto pubblici e quanto privati? Se siamo un po' chi è mezzo cavallo e mezzo uomo, quali doveri e diritti ha da cavallo, quali doveri e diritti ha da uomo? Allora, vediamo che centauri siete. Ecco, per fortuna viviamo in un contesto nel quale funzioni, gli interessi pubblicistici sono soddisfatti, non c'è bisogno che vengano quelli in divisa a farlo, non c'è bisogno che vengano i ministeriali a fare tutto ciò che è di competenza del ministero, e ci sono cose troppo serie per lasciarle al ministero, come le vostre certificazioni. Quindi cosa accade? Cosa siete? Voi siete non pubblici ufficiali, ma non privati. Il centauro, la via di mezzo, e siete incaricati di pubblico servizio. Chi è incaricato di pubblico servizio nella vostra attività? Chi compia, a qualsiasi titolo, attività non meramente esecutive, non ovviamente chi batte al computer il testo della sanzione. E sia l'accertatore sia colui che decide la sanzione o comunque il comportamento. Cosa porta essere incaricati di pubblico servizio? Perché siamo incaricati di pubblico servizio? Perché non siamo semplici privati? Perché non siamo pubblici ufficiali? Non si è pubblici ufficiali perché l'essere pubblico ufficiale significa non solo esercitare attività di pubblico interesse, ma anche avere certi poteri specifici e o essere dipendenti delle amministrazioni. Nel nostro caso, quindi, noi esercitiamo su delega. Esercitiamo su delega attività e poteri che sarebbero del delegante. Facciamo noi alcune delle cose su delega ministeriale che l'autorità ministeriale dovrebbe fare altrimenti. Essere incaricati di pubblico servizio ha, diciamo, importa dei diritti, tra virgolette, dei doveri, tra virgolette. Da una parte chi vi intralcia compie reato, dall'altra, essendo una figura particolare, ci sono dei reati propri, cioè reati che può compiere solo chi ha una certa veste, che sarebbero propri degli incaricati di pubblico servizio, se li fa. In pratica, voi non siete dei privati cui il ministero dà la stella di sceriffo. Avete presente? Non siete lo sceriffo dipendente dal. Avete presente quando vengono date le altre stelle di sceriffo perché c'è un'emergenza, eccetera? Bene, se siamo in quella situazione, ecco, la prima cosa, forse quella che un po' ci avvantaggia, un po' ci turba di più, è quello del dovere di denuncia se si vedono reati. Vedete, nella vostra attività,
non coloro che, sono, che subiscono coloro che beneficiano della, dell'attività sia di controllo che di certificazione, non sono nel confessionale, mentre il prete può dire: non posso rivelare ciò che ho appreso in confessione, voi dovete rivelare, dovete denunciare reati se li apprendete. Quindi praticamente se uno va a fare certificazione e vede delle frodi macroscopiche e vede degli abusi, ecco, tutto ciò che non dovete essere ovviamente degli ordinari di diritto penale in trasferta, tutto ciò che per un uomo ragionevole ha i contorni di un possibile reato, abbiamo il dovere di denunciarlo e di denunciarlo per iscritto. Questo è insieme comodo e scomodo. È scomodo per i motivi che intuite, ma è comodo il fatto che, avendo il dovere di denunciare, non sono io che faccio lo sciagurato. Purtroppo sono costretto a farlo. Quindi, vedete, se c'è l'evidenza, è ovvio che si tratta. Reati, i soli reati, sono quasi tutti però, i soli reati che non sono perseguibili a querela di parte. Cioè, voi sapete che i reati sono divisi in due grandi categorie. Quelli che sono perseguiti solo se c'è una querela di parte, se c'è l'interessato che a condizione di procedibilità chiede, non fa solo denuncia, fa querela, quelli se lo vede l'interessato. Tutti gli altri, quelli cioè che la polizia da sola perseguirebbe, che il magistrato da solo sarebbe costretto a perseguire, quelli, se ne avete notizia, sarebbero invece reati da denunciare. Come si denuncia e a chi? O al pubblico ministero, o a polizia, carabinieri, eccetera, e seppur succintamente per iscritto. Attenzione che, voglio dire, uno non deve ovviamente scrivere il papiro dell'atto d'accusa che farebbe il pubblico ministero nella sua, nel suo ingresso in giudizio, ma non può neanche essere omertoso. Quindi i dati che uno dà li deve dare, perché altrimenti sarebbe omissione. Siccome non farlo è un reato omissivo, io quel che vedo, comprese le generalità, se quando ci sono... Attenzione, quando si dice che c'è la necessità di denunciare un reato ve lo si apprenda, si denuncia essenzialmente il peccato, non necessariamente il peccatore, ma solo se e quando la possibilità di peccatore è ignota o difficile. Quindi io non sono Sherlock Holmes, non devo andare con la lente di ingrandimento a vedere le impronte digitali di chi, però, cioè, nel denunciare il fatto che vedo un reato, se è ragionevole indicare anche con tutti i punti di domanda il possibile responsabile, quando c'è questa evidenza, anche queste, persino le generalità, se è quanto davvero li conosco, ho motivo di conoscerlo, non debba andare io a investigare, ma se ce li ho già, perché fanno parte di 8 documenti che ho davanti mentre vedo qualcosa che costituisce reato, ahimè, questo è tutto sommato il punto dolente. Teniamo anche conto che le cose di cui vi sto parlando, adesso ve ne sto parlando dal punto di vista basico dei doveri, ma è la cosa piuttosto importante poi anche per noi. Voi siete essenzialmente dei privati, e siete dei privati che esercitano attività inerenti ad un pubblico servizio su delega del Ministero. Che cosa ci importa molto? Ci importa essere corretti, ci piace, finché ci riusciamo, essere privati, non tanto per l'aspetto che siamo incaricati di pubblico servizio, non ci piove, e quindi i reati propri da esercente pubblico servizio li abbiamo. Ci piace che il più possibile sia però privatistica l'attività che ci viene demandata, anche per evitare che altrimenti, se diventano provvedimenti i nostri, noi siamo
non si sa se carne o pesce anche dal punto di vista di quello che facciamo. Quello che facciamo ha natura provvedimentale, sia pure su delega di qualcuno o no, con rozzezza estrema. Se qualcosa non va, l'interessato va al TAR o va al giudice ordinario? Questo è piuttosto importante, non tanto per qual è l'organo che se ne occupa, quanto per come dobbiamo fare, perché se facessimo provvedimenti amministrativi avremmo un peso di formalizzazione molto più forte, dovremmo indicare persino responsabili del procedimento, i tempi e dove impugnare, eccetera, eccetera. Quindi noi c'è lecito continuare a considerarci incaricati di pubblico servizio che svolgono attività privatistica. Dobbiamo però sapere che, sbagliando o non sbagliando, molti giudici diranno sì, d'accordo, è privato quel che stai facendo. Qualche giudice potrebbe dire ma guarda che tu stai facendo provvedimenti amministrativi e sotto questo profilo è come se tu fossi la pubblica amministrazione. Quindi qual è il consiglio da dare? Fare le cose bene e in modo snello. Contemporaneamente bene in modo snello, che ci sia tutto e che ci sia solo quel che serve, però che ci sia tutto, in modo che persino chi, sbagliando per noi, ma secondo qualche giudice no, qualcuno che vedesse come amministrativa la nostra attività, che non trovi quantomeno lacune in quello che abbiamo fatto. Quindi noi la classifichiamo come privatistica. Classificandola come privatistica senza aggiungere lacci e lacciuoli, troviamo modo di fare però atti che siano sia corretti sia snellamente completi. Avete presente quando dice devi dire tutta la verità ma solo la verità? Ecco, diciamo tutto quel che serve ma solo quel che serve. Ecco, quali sono, altro aspetto che ci interessa meno a soli fini di nomenclatura, essendo pubblici ufficiali, diciamo, la buccia di banana su cui si può scivolare è essenzialmente quella della mancata denuncia, se e quando vediamo qualcosa di eclatante e non lo raccontiamo. Non lo raccontiamo significa farlo seppur succintamente per iscritto, farlo agli organi di polizia giudiziaria o al pubblico ministero, indicare seppur succintamente però tutto quello che davvero abbiamo, anche il sentito dire, però diciamo, ecco, l'altra cosa dice sì ma tanto ci pensano degli altri a denunciare quando sono molti più i soggetti titolati coinvolti. Primo, se ci sono più soggetti titolati coinvolti a fare una denuncia, basta un atto unico firmato da tutti. Secondo, se io so che l'atto è stato già denunciato, devo farlo anch'io? Io vado a vedere una cosa che mi turba e contemporaneamente è già sul telegiornale, c'è già sui giornali, c'è nome, cognome, indirizzo di chi è andato dal magistrato stracciandosi le vesti per denunciarlo. Se so già che è stata, se c'è l'evidenza di una denuncia già presentata, non debbo presentarla anch'io. Nel dubbio, altrimenti non posso tentare di dire sto fermo, tanto prima o poi denuncia qualcun altro per me. Ecco, questo aspetto della denuncia è una sciocchezza, però insomma, è qualcosa che fa parte dell'eventuale. Poi invece è a soli fini scolastici che ci sono teoricamente i possibili reati che si può fare solo l'incaricato di pubblico servizio. E che sarebbero diversi e minori se fatti dal cittadino. E quali sono? Il peculato, non vi capita di farlo, perché peculato significa tenersi roba altrui e voi non avete motivo di maneggiare niente di altrui. Se così fosse, quello che sarebbe mera appropriazione in debita, se io mi tengo per sbaglio i soldi di qualcuno che me li ha dati a fare qualche cosa e poi me li tengo, sarebbe magari mera appropriazione in debita. Se fossi un privato, se sono incaricato di pubblico servizio, diventa peculato. Se ci sono pastette, corruzione e concussione diventano reati propri
dell'incaricato di pubblico servizio, quindi uno che si fa dare la mazzetta per dare la certificazione non dovuta, o che si mette d'accordo, oppure che minaccia dicendo o mi dai o non certifico bene o certifico male, siamo a seconda dell'un caso o dell'altro nella corruzione o nella concussione. Ecco. Non riguardano voi queste cose, le raccontiamo soltanto perché fa parte del teorico bagaglio negativo dell'esercente pubblico servizio quando volontariamente o involontariamente diventi pecora nera. Quindi di fatto, diciamo, la vostra presenza attua un aspetto importante della nostra democrazia. Far vedere cioè che funzioni pubblicistiche non debbono essere gestite in modo paleosovietico, ma delegate a privati, perché è il privato che funziona anche per far valere compiti e interessi pubblicistici. Ecco, proprio perché si ha la stella di sceriffo, una qualche responsabilizzazione da sceriffo ne deriva. Ecco, accanto a questo, pensate, diciamo, il vostro compito non solo dal punto di vista di mercato quanto sposta, ma anche dal punto di vista sia etico che del ben vivere quanto aggiunge. Esistono valorizzazioni materiali e valorizzazioni immateriali di qualcosa. Se questo affare è di lano di cashmere, vale di meno o di più. Ma questo affare vale di meno o di più anche in relazione a come è certificato. E allora vedete, un conto è la correttezza della certificazione dal punto di vista legale, un conto è il valore di mercato della certificazione quando è credibile. Anche perché esistono settori di mercato possibili, beni che potrebbero essere valorizzati per loro natura, la cui valorizzazione manca perché manca il sistema per certificarlo. Questo vale sia per la certificazione pubblica, sia per l'autocertificazione quando ha valore di mercato. Cioè, pensate cosa accade, pensate per i vini al di là della... al di là della nomenclatura legale del chi si può fregiare di che cosa. Cosa accade quando consorsi di settore cattivi nel certificare anche al loro interno fanno vendere come fattore di valore l'essere integerrimi nel certificare, e quindi io mi fido. Contemporaneamente esistono prodotti di nicchia per i quali non esiste non c'è imposizione pubblicistica di certificazione e non esiste autodisciplina interna che generi all'esterno una certificazione credibile. In questo modo vendo come prodotto della fascia di mercato bassa quelli che sono invece prodotti di picco di mercato, che però non ho modo di far conoscere, non ho modo di far apprezzare, non ho modo di certificare. Quindi pensate adesso quanto muove giustamente il biologico, sia nell'etica dei consumi che nei valori di mercato. E pensate alla certificazione, quanto valore aggiunto porta. Da allora, diciamo, è bello, lavorando, sapere di esercitare un compito che ha insieme sia, diciamo, dei meriti economici all'esterno o all'interno, sia dei meriti etici. Avete la fortuna di fare un compito che non aggiunge solo valore, ma che non aggiunge solo qualità, ma che modifica l'etica dei consumi. Io, piuttosto che continuare a raccontarvi altra roba, mi fermerei per sentire se avete delle domande. Direi di sì, perché questa è la parte più delicata per voi. Quindi
possiamo col microfono. Ecco, facciamo girare un microfono in modo da sentire le domande. Buongiorno. Allora, ieri sempre con l'avvocato Montemarano si parlava della colpa organizzativa e responsabilità oggettiva. Per cui nasce spontanea, volevamo chiarirlo ieri, poi non c'è stata possibilità. Come o quando può essere coinvolto in un procedimento penale, perché ieri si parlava anche di procedimento penale, il personale tecnico o di segreteria, o comunque in generale il personale di CEA, nello svolgimento del proprio mandato o nello svolgimento delle proprie funzioni? Benissimo, questa è una domanda molto importante. Vediamo, scusi professore, vi leggo la norma. Sì, volevo fare un chiarimento. Prego. È vero che come incaricati di pubblico servizio non facciamo provvedimenti amministrativi, ma è pur vero che come incaricati di pubblico servizio per decreto emettiamo dei provvedimenti che portano danni comunque indiretti economici ai clienti controllati. Sì, sì, ma siete incaricati di pubblico servizio. Questo. Allora, chi è incaricato di pubblico servizio? Pensate, chi è incaricato di pubblico servizio? È incaricato di pubblico servizio chi svolge nell'espletarlo un'attività intellettuale rilevante, non invece chi svolge compiti meramente materiali. Quindi se un ispettore fa 12 rilievi con 12 documenti, colui o colei che lo raccoglie nelle cartelline non è un incaricato di pubblico servizio. Chi invece fa il rilievo è incaricato di pubblico servizio, chi redige un verbale è incaricato di pubblico servizio, chi batte al computer un verbale scritto in minuto a mano che poi sarà firmato da colui che ha redatto il verbale, allora vedete, chi fa l'attività materiale meramente esecutiva non c'entra con gli incaricati. Quindi le funzioni di segreteria esulano ovviamente dalla veste di incaricato di pubblico servizio. Ecco, lo sceriffo è quello che con la stella e la pistola va a prendere quello e lo porta. Colui che invece lucida la chiave che non entra nella toppa della prigione non è incaricato di pubblico servizio. L'armaiolo dell'ufficio dello sceriffo che pulisce le armi non è incaricato di pubblico servizio. Quindi la distinzione grossa è essenzialmente questa, cioè non il personale di segreteria, non il personale che svolge attività meramente esecutive, ma chi fa l'accertamento, chi decide la sanzione, eccetera. Qualche altra domanda? Prego. Buongiorno professore, io sono faccio parte del CURCI SI. Il punto che le volevo chiedere microfono se non sei. Chiedo scusa. Quello che volevo chiedere, nel momento in cui valutiamo i ricorsi che ci pervengono, dobbiamo attenerci più alla valutazione degli elementi del ricorso e del provvedimento dal punto di vista quindi amministrativo o civilistico? No, voi non c'è un amministrativo o un civilistico, c'è una correttezza del compito da esercitare come valutatori, quindi non è un problema debbo usare un modulario o un altro, voi svolgete un servizio di fatto che ha delle componenti di lavoro intellettuale, quale valutare, quale decidere. Quindi voi vi comportate, diciamo, da privati incaricati di pubblico servizio, e quindi non è tanto un problema di sovrastrutture pubblicistiche. Questo però non significa che uno lo fa a cavolo come gli pare, che è una cosa completamente diversa. Cioè, il problema della correttezza nello svolgimento del compito e della completezza senza eccessi non è né privato né pubblico, è corretto o scorretto. Quindi chi fa un accertamento, chi decide una sanzione, non è che deve usare formulari sacramentali, però non deve neanche farlo con lacune. Un minimo, faccio una cosa, devo dire minimamente perché, non è che ho l'obbligo di motivazione, ma ho l'obbligo di completezza, e quindi non posso, diciamo, decidere una sanzione perché così mi pare. Contemporaneamente non debbo fare una requisitoria.
Quindi voglio dire, ritenetevi pur privati, ma privati che hanno il dovere di comportarsi in modo trasparente e corretto anche come forma di stesura degli atti. Prego. Forse si può lanciare. Ah, ce n'era? Ah, ne avevo visto. Prego, prego. Ok, no, io volevo proporre qualche fattispecie concreta che ci possiamo trovare come tecnici quando facciamo il nostro lavoro, no? Per esempio, andiamo in un'azienda agricola che ha un campo di pomodoro, vediamo degli operai di colore, abbiamo la sensazione che non sono assunti, lavorano in nero, c'è una questione, c'è implicato il caporalato, eccetera. Noi, pur non avendo delle evidenze oggettive, siamo tenuti per esempio a denunciare un fatto del genere, avendo un sospetto e non essendo tenuti ad andare a chiedere a questi lavoratori: voi siete assunti, siete in nero, eccetera? Siamo tenuti? No, no, voi non dovete, perché nella investigazione era elementare Watson, non alimentare Watson. Quindi attenzione. I reati da denunciare sono essenzialmente quelli più vicini, più connessi alla vostra attività. È ovvio però, in relazione all'evidenza, non è importante quanto è abbronzato sia un lavoratore, ma se vedete che uno usa il gatto a nove code per farlo lavorare, ovviamente fa una denuncia, ma non deve, se uno ha un sospetto non viene, no, così, e forse può darsi che, se ci sono delle evidenze robuste che c'è qualcosa che non va, uno semplicemente fa la denuncia denunciando il proprio sospetto, che, ma perché il sospetto faccia scattare l'obbligo di denuncia, bisogna che sia davvero molto pesante. Certo, non devo investigare, non devo chiedergli il numero di scarpa che hanno, non devo chiedergli, ecco, il problema è se mi trovo davanti a qualcosa di evidente. Tanto più deve essere evidente quanto più è sconnesso rispetto al contenuto specifico del servizio che sto andando a esercitare. Cioè, è ovvio, io sto facendo il mio lavoro, se vedo che c'è uno con una mitragliatrice montata sul treppiedi che sta sparando, allora glielo dico. Ecco, ma se no, se ha una rivista d'armi sul tavolo, forse evito di parlarne all'autorità, ecco. Prego. Sì, buongiorno, Massimiliano Pilati, Trentino. Mi è tutto chiaro quello che ha detto lei. La mia domanda, mi scusi, è più che altro la struttura ICEA. Se come tecnico ho il dovere di denuncia e io faccio una denuncia per qualche motivo, volevo capire, in caso di un procedimento giudiziario che magari mi vede coinvolto come testimone o cosa, la struttura ICEA come si comporta nei nostri confronti? Ce l'abbiamo dietro le spalle? C'è una struttura legale che ci aiuta, ci assiste? Grazie. Allora, ma io credo di aver visto in un manuale ICEA che si prevede la rottamazione di chiunque faccia denuncia, così? Allora, attenzione, intanto voglio dire, al di là della cioè, io ho dei, se faccio un certo compito ho dei doveri. Avendo dei doveri devo esercitarli con correttezza e con buon senso, cioè il buon senso è l'ago della bussola che va verso il nord in questo caso. Attenzione, ovviamente io devo denunciare, naturalmente non mi posso inventare reati, perché se me li invento calunnio qualcuno, cioè io se sto zitto quando vedo, ma guardate che è molto più banale, voglio dire, con buon senso, se vedo una cosa che ha serie stimati di reato e sto zitto, ho omesso qualcosa. Se accuso qualcuno di reati inesistenti, bisogna che sia pesantissimo quel che faccio, addirittura rischio la calunnia. Quindi se devo fare il testimone non ho bisogno di nessun supporto, è un dovere civico, uno scomodo dovere civico. Se facendo un'attività, ma anche se sto santo giro per conto mio e vedo qualcosa, se c'è qualcosa da testimoniare diventa un dovere del cittadino, non un dovere del collaboratore di ICEA.
come collaboratore di CEA, esercente pubblico servizio, come persona fisica che esercita un pubblico servizio, ho un dovere, che non è che qualcuno deve coprirmi perché lo sto esercitando. È ovvio che l'ente vigila, aiuta, ma non è un dovere giuridico di, perché anzi in teoria è il contrario. Io dovrei essere un buon certificatore, che non devo creare problemi all'ente per il quale certifico. L'ente naturalmente è il mio papà, e se ci sono necessità mi supporta anche, ma lo fa. Non ci sono doveri giuridici precisi che per cui io devo essere corretto. Se sono scorretto, teoricamente l'ente mi copre, l'ente mi supporta per quel che serve, ma cioè, perché si comporta così, con correttezza umana? Altrimenti, se qualcosa, qualsiasi cosa io sbagli, teoricamente ledo due soggetti, il soggetto leso e l'ente per il quale mi muovo. Tenete conto che, per esempio, nelle pubbliche amministrazioni oggi chiunque sbagli non solo paga in proprio, ma paga come danno erariale la perdita di immagine della pubblica amministrazione che ha generato. Quindi ci sono queste due cose, ma guardate che diciamo, è come dire, la cosa è molto più semplice del quanto fatica si faccia a raccontarla. Quindi io se sono testimone, sono testimone e nessuno mi deve supportare. Non esiste il supporto al testimone, anzi il testimone deve essere oltretutto non influenzato. Non devo neanche parlare con il CEA di ciò su cui testimonierò, perché altrimenti rischio io che parlo e rischia colui al quale parlo e che mi risponde. In genere lo sventurato non rispose. Altra chiaro? Domanda? Chiaro, perfetto. Altro giro, prego. Fatele tutte le domande, approfittiamo. Noi stiamo allungando un po' i tempi dell'avvocato, no, ma mi sembra che che sia importante, perché questo è proprio sì. Vita di tutti i giorni. Sull'ultima domanda c'è anche uno sconto, sì. Mi sembra. Del sì, prezzo, sì, è vero, sì. Prego. Buongiorno. Io volevo chiedere una cosa. In ICEA non tutti agiamo su delega di pubblico ufficiale, nel senso che c'è chi lavora in ICEA non su delega di pubblico ufficiale, perché non tutti andiamo non, a verificare. Non ci sono pubblici ufficiali. Come? Siete incaricati di pubblico servizio. Infatti si diceva uomini o caporale, non uomini pubblico o tenenti. Pubblico servizio, non pubblici ufficiali. Siete esercenti di pubblico servizio, incaricati di pubblico servizio, non pubblici ufficiali. Sono due cose diverse. Allora, c'era un passaggio che non mi era chiaro. Noi esercitiamo su delega di ICEA o su delega dell'organo che emette Voi operate per ICEA, la quale opera su delega ministeriale, sì. Quindi i compiti che voi esercitate sono compiti che hanno, okay. che hanno interesse pubblicistico. Sì. Ok. Stavo dicendo, in ICEA non tutti gli schemi che certifica ICEA derivano da una norma di pubblico ufficiale, cioè ministeriale. Ci sono anche norme, in merito alla cui conformità andiamo a fare le verifiche, che sono emesse da ONG. Allora, dobbiamo spiegare una cosa, scusa se interrompo. Sono presenti oggi non solo i tecnici che vanno sul campo e devono certificare se una produzione biologica o no, ma anche la Cosmesi o altre che sono norme volontarie, che sono fuori, quindi no, ovviamente per loro non vale questo. Ovviamente no, tenete conto, voglio dire, anzi guardate signori, la forza della certificazione è così forte che alcune sono addirittura normate, ma il bello dal punto di vista del mercato e del vivere civile, dell'etica e commerciale dei consumi è
che esistano certificazioni non pubblicisticamente normate e tuttavia credibili, efficaci per il pubblico perché eticamente sviluppate. In questo caso è una mera attività di mercato. Se io certifico, guardate, vi faccio un esempio molto concreto. Esiste un tipo di pesce selvaggio di qualità eccelsa che è quella che si fa nelle valli venete, le quali però fanno anche attività di coltivazione del pesce, anzi lo conoscete voi che gli date la certificazione del biologico. Sarebbe bellissimo se quelli davvero catturati potessero avere una certificazione privata, non pubblica, perché non esiste, il loro valore di mercato crescerebbe così. Un po' sono scemi quelli che quando vendono quelli selvaggi ci infilano quelli coltivati sperando che nessuno se ne accorga. Un po' non ha, proprio per, avendo queste abitudini, a taluni di essi, non si è sviluppata al loro interno una snella, uno snello ente consortile, autocertificatore che dica lo certifico io quello selvaggio, ma ti do tante di quelle botte se tu bari e ce ne metti di cattivo. E così la certificazione privata darebbe il valore aggiunto che triplica il prezzo di quel prodotto purché non si bari. La certificazione privata serve a far sapere al pubblico che ciò che è dichiarato non è un imbroglio, che non bara chi dichiara. Quindi però la certificazione privata non è completamente fuori dall'esercizio del pubblico, di pubbliche funzioni, dall'esercizio di interessi pubblicistici. È meramente, ed essendo così, non si è né pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio. Si è solo sciagurati se si fa male, ma non si compie reato. Ecco, benissimo. Ci sono altre domande? È tutto chiaro? Ecco, un'altra, cerchiamo. Siamo arrivati alle 10:30, mamma mia. Noi, in quanto incaricati da parte di CEA nel svolgere un'attività, abbiamo l'obbligo di effettuare direttamente la denuncia o è sufficiente, dal punto di vista della responsabilità, avvisare del fatto, informare del fatto l'ente per cui lavoriamo e poi sarà responsabilità dell'ente avvisare no, è l'incaricato di pubblico servizio che deve fare la denuncia. È diretta la responsabilità. Sì. Bene. Ma se no, guardate, se dobbiamo finire, sì. Un'ultima domanda la faccio a me stesso. È chiaro tutto? Sì, assolutamente. Benissimo, grazie. prego. Una domanda, vai, cioè, non so se c'era l'ultima, lei aveva alzato l'ultima. Prego. Domanda. L'ultima e chiudiamo. Però e poi magari no, la domanda la fa, però mai fidarsi di quelli con la barba, indicazioni, cose eccetera. No, ma è finta. È un'auto incriminazione. Okay. È un'autodenuncia. No, io adesso mi veniva in mente un'idea concreta, cioè un'ipotesi concreta. Io denuncio un reato. Il denunciato, che io sappia, può controdenunciarmi per calunnia. Sì, se faccio calunnia, ecco. Sì. Ecco, ma no, anche se non la faccio, lui può dire che io l'ho calunniato. Chiunque può denunciare, sì, chiunque. Certo. Lei può denunciarmi per aver rubato il Colosseo. Io mi chiedo come ha fatto ad accorgersene, però. In ogni caso, comunque, se mi denuncia, io credo di dover cercarmi un avvocato e doverlo pagare. Poi se vinco la causa, sarò rimborsato dal denunciato. Però in quel momento la tariffa dell'avvocato la pago io. Signori, non ci sono diritti sindacali in relazione a questo, c'è solo buon senso in relazione a cosa accade. Non c'è il dovere di ICEA di coprire, ci sarà il buon senso che volta per volta, se qualcuno l'ha fatto grosso e mi perseguita, l'ente mi copre, ma non ho il diritto sindacale di pretenderlo. La domanda era questa. Okay, perfetto. Grazie. Va bene. Io ho pagato il mio debito con la società, ora sono libero. Grazie all'avvocato Ugo Ruffolo.